Ben trovati a Case Stili, una puntata in cui parleremo ovviamente di casa, come siamo soliti fare, stavolta assimilandola ad un set. In fondo possiamo ben dire che la casa è un set, no? Ne parliamo con delle persone, come dire, molto addentro a questo mondo, con Marco Trentini che è uno scenografo, Tommaso Dubla, artista e pittore di scena, e Monica Pedrali, della ditta Pedrali che produce degli arredi non Sì. da scena ma da scena domestica, Sì. ecco. Quindi abbiamo esponenti della scena cinematografica e della scena domestica, che poi credo che siano due cose che si ispirano, no? L'uno con l'altro. Beh, noi scenografi creiamo molti interni, appartamenti, ville, interni di Vi alberghi, rifate quindi ad una realtà che avete visto, che immaginate, beh, si cerca sempre trasponendola poi chiaramente nel Di dare la propria messaggio? immaginazione e fantasia, però molte volte si copia. Bisogna essere onesti, E insomma. viceversa, Monica si copia al cinema, si vede qualcosa ogni tanto e si dice, ma in fondo quella cosa. No, diciamo che si contestualizza nel periodo, diciamo che si cerca sempre di capire se l'oggetto di arredo, nel caso mio specifico, se la sedia e il tavolo, sono adatti a quel periodo e devo dire che finora È non ho vero che trovato c'è errori di questo un'interazione tipo. con la moda per quanto Sì. riguarda i colori o anche gli stili, no? Generalizzando minimalismo oppure massimalismo, ma insomma, diciamo così, barocchismi. Però è anche vero che poi c'è tutto un insieme di cose che entrano nella progettazione di un arredo. Sì, beh, sicuramente il mondo dell'arredo è molto simile sotto certi aspetti a quello della moda, anche perché le aziende oggi cercano di proporre prodotti con stili diversi, con una gamma di prodotti veramente varie, in modo che di lasciare al consumatore la scelta. E la Di scelta è la creare il persona. proprio Sì, set. esatto, la scelta e il proprio stile, perché comunque il consumatore oggigiorno è molto informato, sa benissimo quello che vuole, per cui ogni azienda deve saper proporre una gamma di prodotti che in qualche modo può essere molto personalizzata. Nel Ecco, nostro io caso è un'industria, quindi non possiamo personalizzare le finiture, non No, tutti i io vedevo prodotti, delle sì. affinità, anche se erano un po' magari grossolane, però ecco, leggevo che Pedrali propone ogni anno 50 nuovi prodotti, no? Destinati al mercato, quindi 50 proposte ogni anno diverse sono tante per un'azienda. Caso dell'azienda, la location è quella che ha il cliente, l'utente finale, quindi voi dovete fare un lavoro di Sì, immaginazione, dobbiamo anticipare le tendenze, quindi appunto, anche dobbiamo. bisogni, Sì, suppongo. bisogna, esatto. Quindi da una parte c'è l'azienda che deve sapere percepire quelle che sono le tendenze del mercato e le esigenze del mercato, e da questa necessità da questo fabbisogno nasce la richiesta di un prodotto che deve avere una certa funzionalità. E fortunatamente poi ci incontriamo anche noi con degli artisti che sono i designer, che hanno le loro idee, le loro ispirazioni, hanno dei sogni che vorrebbero realizzare e diciamo che l'azienda deve trovare in qualche modo. Deve valutare queste idee e trovare il modo per saperle realizzare, saperle industrializzare, perché l'idea non deve essere solo un'opera da. Trasformare il bozzetto in oggetto, magari credo che sia a Sì. livello industriale, credo. Vedevo Tommaso prima che. No, perché è divertente che. Cioè. Ci si immagina una scena in cui possono essere inserite, oppure l'oggetto prende vita così in sé per sé e basta, e poi tutto il resto viene dopo. La poltrona Pascià è stata disegnata dallo studio Archi Rivolto ed è il risultato di un lavoro di sinergia tra l'azienda e questi designer che collaborano con noi da 10 anni. In realtà l'idea è nata prima di tutto da un'esigenza che era quella di avere delle poltrone lounge da utilizzare ad esempio negli hotel, nelle zone benessere, ai bordi della piscina e anche all'interno.
in un materiale innovativo, molto funzionale. Quindi adatto sia per esterni che per interni. Esatto, sì. E la sfida è stata quella di realizzare, di creare un prodotto in un materiale industrializzato, ma estremamente, un materiale estremamente elegante, con una forma estremamente elegante. E quindi l'idea con la I maiuscola che è arrivata dai designer è stata quella di partire da una forma classica, utilizzando un materiale industriale al massimo. Si tratta di, in questo caso sono 10 kg di policarbonato iniettati ad una leggera, sì, molto leggera, resistente. E infatti il policarbonato è un materiale resistente agli urti, infrangibile. In questo caso loro hanno trovato questa forma così, il designer hanno trovato questa forma così avvolgente, confortevole. Una forma importante, esatto. Stilisticamente importante, così in stile antico si diceva una volta. Esatto. Quindi, per cui l'abbinamento tra materiale e idea poi è quasi in chiave così provocatoria, ironica, no? Facciamo, sì, esatto, una seduta importante con un materiale che può essere... Un materiale estremamente funzionale, leggero, resistente anche ai raggi UV, può essere utilizzata all'esterno e testata da sbalzi di temperatura che possono andare da meno 10 a più 50 gradi, per cui può essere utilizzata veramente... Anche ad Abu Dhabi, nell'azienda Pedrali. La casa è un set, ma quindi immagino per la sua azienda un modello replicabile, no? Allora, noi abbiamo il vantaggio di creare oggetti hanno una parte importante nel design della casa, la sedia, il tavolo, il complemento d'arredo, che comunque è un oggetto non solamente funzionale, ma un oggetto che ha una propria identità, un proprio carattere. E può essere utilizzato il tavolo, ecco, possiamo con la sedia. Vedere, sì. Mi scusi, possiamo vedere qualche immagine intanto? Di oggetti Pedrali, quindi sedia e tavoli, diceva? Sedia e tavoli, complementi d'arredo in diversi materiali, realizzati con diverse tecnologie, tutti prodotti 100% in Italia, eco-friendly e con ecco, qui stiamo vedendo le nostre Pascià ambientate in ambientazione esterna. Quindi a, esatto, bordo piscina o bordo spiaggia, non si bordo lago. A bordo lago. Bordo lago. Ecco. Allora, qui vediamo la versione in policarbonato trasparente, uh-huh, che è sicuramente molto suggestiva. E qui invece vediamo la versione full color bianco-nera. La versione full color può sembrare una poltrona in legno laccato, però sicuramente più resistente, più leggera rispetto a una sedia in legno laccato. Invece la versione trasparente è molto più giocosa. Poi può essere personalizzata anche con cuscini, con vari tipi di tessuti, o addirittura c'è una vestina che copre completamente la poltrona e quindi può sembrare una poltrona imbottita. E ecco. Poi abbiamo anche il puff, che può essere utilizzato come appoggiapiedi. Sì, esatto. Ecco, qui stiamo vedendo delle altre sedute, questo abbinamento legno, metallo, tessuto. Sì, esatto. Allora, la particolarità del nostro marchio è che lavoriamo direttamente diversi materiali, la plastica, il policarbonato, come nel caso della poltrona Pascià, il metallo, che fa parte un po' della nostra... Voi siete partiti dal metallo, noi siamo partiti, no? Dal metallo, negli, sì, anni 60? Sì, l'azienda è stata fondata nel 1963 e sin dall'inizio la nostra collezione era una collezione di sedute in metallo, principalmente arredi da giardino. Poi nel corso degli anni si sono aggiunti altri materiali e anche prodotti per interno, sia per la casa che per il contract. Quindi c'è un po' questa combinazione di materiali diversi e anche di tecnologie. Ecco, stiamo vedendo anche delle proposte molto diverse, cioè dalle sedute un po' più importanti a quelle pieghevoli.
da pranzo o da studio. Quindi... Esatto, sì. Diciamo che noi abbiamo, i nostri prodotti vengono studiati come famiglia di prodotto. Ad esempio, qui vediamo la sedia, la poltrona Gliss, si tratta di una poltroncina con questa scocca che può essere full color, bianca, in questo caso un materiale semilucido, quasi porcellanato, su una struttura esile in tondino di acciaio, oppure può essere anche proposta in cuoio oppure nella versione trasparente. Quindi, versione più nobile, in cuoio, sì, più impegnativa. Sì, almeno. Che può essere utilizzata per uno studio, per una sala riunioni, per la sala da pranzo. E invece la versione trasparente o colorata, più giocosa, può essere utilizzata per la cameretta dei bambini oppure per una cucina fresca e giovane. Quindi hanno anche un aspetto, ogni prodotto diventa comunque polifunzionale, cioè abbinabile. Allora, ancora in studio con noi e continuiamo ad esplorare il nostro set domestico. Signora Pedrali, abbiamo visto, Pedrali parte dal metallo, arriva alla plastica, poi ha anche un Pedrali Lab che è specifico, dedicato ai prodotti in legno, quindi è una sperimentazione. Esatto. Avete fatto un giro al contrario, di solito negli arredi si parte dal legno, per arrivare a sperimentare, voi tornate al legno proprio come sperimentazione. Sì, esatto. Noi siamo partiti dal metallo perché nel nostro territorio c'è il know-how e l'esperienza per la lavorazione dell'acciaio, per l'iniezione delle materie plastiche, e a noi mancava nel nostro percorso l'esperienza del legno. E abbiamo, 6 anni fa, abbiamo iniziato questa sfida nel triangolo della sedia in Friuli. Ecco, che stiamo vedendo la sedia Frida, che è in legno questa. Esatto. Abbiamo la Pedrali Lab, che è questo laboratorio, ma anche la produzione dei nostri prodotti in legno, che è appunto in Friuli, nel cuore del triangolo della sedia. È una sfida per portare avanti dei progetti di legno utilizzando una quantità limitata di legno massiccio e adottando, dando priorità quando possibile dei tranciati, dei tamburati particolari che permettono di utilizzare una quantità limitata di legno massiccio. E la sedia Frida è proprio il maggior successo di queste collezioni in legno. È disegnata tra l'altro da un giovane designer, Edoardo Fioravanti, quindi un talento italiano. Giovane promettente, sì, molto esatto, promettente. Perché comunque noi portiamo avanti anche l'esperienza con talenti, giovani designer italiani. E in questo caso si tratta di una sedia estremamente leggera, pesa solamente 2,5 kg. Si tratta di una struttura realizzata in massello di rovere, sembra quasi una scultura perché è una forma molto scavata e molto, molto sottile, e viene appoggiata questa scocca in multistrato dello spessore di soli 3 mm, che però ha la robustezza come se fosse una scocca dello spessore di 10-12 mm. Questo si è riuscito a ottenere grazie a una tecnologia del multistrato, del tranciato tridimensionale, che permette una curva a guscio, e che è molto flessibile, però una volta appoggiato su questa struttura diventa molto, molto resistente. E quindi il risultato è un prodotto di cui essere orgogliosi, no? Sì, la creatura. Sicuramente.